e lo ha dichiarato senza falsi pudori, per vincere il titolo. Poi ci ha messo anche una nota mistica quando ha affermato di voler vincere il mondiale per dedicarlo a Papa Wojtyla, Giovanni Paolo II, suo connazionale. Eccolo qui che arriva Vladarčík. Ma prima di venire anche al commento di Nino Benvenuti in presentazione, buonasera Nino. Buonasera, buonasera a tutti. Vorrei parlare subito della Smile Train, che è una organizzazione di medici volontari che realizza missioni chirurgiche nei paesi più disagiati per operare bambini affetti da malformazioni del volto ed esiti di ustioni. Gli interventi di Smile Train ha finora permesso di far ritrovare il sorriso e la speranza di una nuova vita a più di 400.000 bambini nel mondo. Occorre sostenerla e dal primo 22 maggio inviare 2 euro, se vogliamo, alla 48542 da telefoni TIM, Vodafone, Wind e 3, oppure da rete fissa Telecom Italia, sempre alla 48542. Nino, allora, sì. Sicuramente più potente, più forte, più giovane Vladarčík, però Giacobbe Fragomeni è Giacobbe Fragomeni, tosto, duro, resistente e via. Conosciamo Fragomeni e conosciamo anche il suo passato trascorso da dilettante. Pensate, 9 anni ha fatto il dilettante, da dilettante con 140 combattimenti e 100 addirittura con la nazionale italiana. È professionista, grandissimo, capitano, grande capitano della nazionale, naturalmente, perché per dopo tanti anni, tanti incontri, tante vittorie, non poteva che essere il capitano. E ha fatto da professionista 26 combattimenti, una sola sconfitta e 10 dei quali vinti per KO, come detto, a 12 anni più del suo avversario, ed anche 9 centimetri più basso, 9-10 centimetri più basso. Sono tutti dati che dovrebbero favorire il suo avversario, ma non è proprio così, anche se il polacco più giovane già è stato campione dell'IBF, campione dell'Unione Europea, vinse contro Canivan per il titolo di questa sera e poi contro lo stesso ha perduto. Insomma, contro Fragomeni è tutto da vedere, perché Fragomeni è veramente uno di quei campioni che sul ring sanno dare tutto. Abbiamo il vicepresidente federale, dottor Antonio De Greco. Un mondiale che si colloca in un momento, direi, anche particolarmente effervescente del nostro pugilato. La cosa simpatica, la direi così, che sia proprio un quarantenne a far da traino e da capofila, no? Beh, diciamo che episodi più recenti nel panorama internazionale ci mostrano atleti ormai quarantenni, se non addirittura 45 anni, ai vertici delle classifiche internazionali. Quindi l'età al momento non importa, lui rappresenta una generazione e come questa generazione ha portato avanti la boxe negli ultimi anni è sicuramente un fatto molto positivo. Ma vediamo, Fragomeni appare abbastanza in forma questa sera, concentrato il giusto, ed ora siamo gli inni nazionali. Inno britannico per Ian John Lewis. Era l'inno britannico per Jan John Lewis. Ora siamo all'inno nazionale polacco per Krzysztof Wlodarczyk.
veramente un tifo da stadio quello di questa sera, sì, da parte dei polacchi, tantissimi presenti, sì, tra l'altro pericolosamente vicini alla postazione, anche perché tutti hanno un tasso alcolico abbastanza alto, non dovrebbero poterci stare, sì. E siamo i nostri fratelli Lino Iameli per il nostro Giacobbe Flagomeni e per tutti noi. Fragomeni, ricorda Colonia Opi 2000, è nato a Milano il 13 agosto 1969, 26 vittorie di cui 10 prime nel limite ed una sola sconfitta, al peso 89 kg e 400 grammi, limite dei massimi leggeri è 90 e 719. Krzysztof Włodarczyk è nato a Varsavia il 19 settembre 1981, 41 vittorie di cui 31 prime del limite e due sconfitte, al peso 90 kg precisi. L'arbitro, come detto, è il britannico Jan John Lewis, i giudici il finlandese Esa Lettosaari, l'altro inglese Richard James Davis e il francese Robin Delpierre. Supervisore WBC Mauro Betti, c'è anche il presidente della WBC Bob Logist, per la federazione il vicepresidente il dottor Antonio De Greco. Il medico dell'incontro, il professor Mario Irineo Sturla, c'è anche il dottor Moscetti, come anche presente la segretaria generale dell'EBO, la signora Enza Jacoponi. A bordo ring tanti personaggi conosciuti, da Zbigniew Boniek, indimenticato, indimenticabile. Non poteva mancare, da polacco. Sì, ma lui è ormai si è italianizzato al massimo. Ex giocatore di Roma e Juventus, ovviamente, abbiamo visto Roberto Rea, Silvio e Gianluca Branco, tanti, abbiamo visto anche Massimo Morra, neocampione italiano, e tanti altri personaggi, da Musone, consigliere federale, e tante altre autorità. Un pensiero è stato rivolto prima dell'inizio della manifestazione anche alla memoria di Francesco Scaramuccia, da 3 giorni scomparso, presidente del comitato lombardo, rieletto consigliere proprio nelle ultime elezioni di Chianciano, era da pochi giorni presidente della commissione decentramento organi territoriali, un improvviso malore, pochi giorni in ospedale e la scomparsa prematura. Ecco la presentazione anche per la TV inglese, una presentazione folcloristica e colorata in pieno stile americano questa. Effettivamente qualche problema c'è qui intorno al quadrato.
ed è la presentazione ufficiale. Sì, si sono allontanati i polacchi, sì, la sicurezza è riuscita a funzionare. È intervenuta e ha fatto rispettare l'ordine. Sì. Intanto è stata una bella serata e abbiamo visto, Nino, due messicani. Sì. Adrian Hernandez, detto El Confesor, e Abel Ochoa, due pugili messicani che si sono dati botte dalla prima all'ultima delle sei riprese, uno spettacolo straordinario. Ed ecco, sì, e devo sguardo... dire che, per darvi l'idea, sono stati dei round che il pubblico ha accompagnato dall'inizio alla fine con un applauso generale. Sì, sì. È stata una cosa che raramente si vede in Italia. Poche volte. Lodarčík, pantaloncini bianco-verdi, colorati, coloratissimi per Giacomo Frangomendi, la prima delle 12 riprese. Campionato mondiale massimi leggeri WBC, il campione Giacomo Frangomendi che difende la sua cintura per la prima volta contro un avversario indubbiamente molto difficile. Sicuramente, cintura conquistata il 24 ottobre dello scorso anno contro Rudolf Kreis. Il destro a vuoto di Lodarčík. Sì, c'è un po' troppa gente a bordo ring, effettivamente, anche il dottor Del Greco sta cercando di attirare l'attenzione di chi dovrebbe, ma... Lodarčík si muove molto bene anche sul tronco e Frangomendi entra comunque col suo sinistro, anche se più breve di misura. Deve stare il sinistro di Giacomo Frangomendi, sì. A segno. Molto bravo Giacobbe, via, ma tocca Lodarčík, che è molto veloce, non carica i colpi il pugile polacco, ma è molto preciso. Sì, è una struttura fisica eccezionale, vicino a quella di Frangomendi, che è piuttosto più basso, ma attarchiato, sì, è comunque molto compatto. È chiuso, attenzione, questi colpi larghi, riesce a... Attenzione al montante in sinistro garcio di Lodarčík. Niente male quel montante colpi, destro. Colpi di... secchi del pugile polacco che Lodarčík. Certamente non scuotono Frangomendi, ma certamente il destro di Frangomendi. Il destro di Lodarčík. Il sinistro di Giacomo. A segno, in pieno volto dell'avversario. Attenzione, colpo basso. Infatti l'arbitro John Lewis subito richiama lo sfidante. Il destro di Lodarčík ha tentato l'incontro. Lo scambio di destri entrambi. Attenzione. Che sono arrivati a segno. Secondo me Frangomendi fa fatica a mettersi in moto normalmente. Ma questa sera ha dovuto, sì, per ragione, subito. Proprio cominciare, hai cominciato a tambur battente. Sinistri di Giacobbe, il destro anche. Ecco, questa è una bella azione di Giacobbe che mi è piaciuto da vicino, i due colpi stretti stretti che sono arrivati a segno. Reagisce comunque subito Lodarčík, però quella serie di Giacobbe Frangomendi ha un po' rallentato l'azione di Lodarčík. Ce l'auguriamo perché... ha riflettuto un attimo sulla reattività del campione evidentemente, ma la pericolosità rimane. Tutta intatta, il sinistro largo ma che entra, perché il guantone di Frangomendi non è così alto, perché ha paura Giacobbe di scoprire anche i fianchi. Termina una prima interessantissima ripresa su un piano di equilibrio. Ma devo dire con tanta animosità di entrambi, che combattività incredibile, hanno incominciato a tambur battente proprio. Non si sono risparmiati. Posizione di guardia shot. Intanto pregherei la regia di dare uno sguardo a uno striscione che è stato issato alle nostre spalle. Salviamo la pugilistica Valcocca. Questo è un appello che mi sento di raccogliere, di una società di 20 anni sfrattata a Monte Colombo per motivi per la normativa antisismica della loro palestra. Appello ai comuni limitrofi di San Clemente, Morciano di Romagna e Montefiore Conca, perché provvedano ad accogliere quel centinaio e passa di pugili che sono rimasti senza casa. Per favore fate qualcosa, che in verità questi sono dei ragazzi che desiderano solo chiudersi in una palestra per poter lavorare. Speriamo che diano una casa a questi ragazzi sfrattati di Monte Colombo in provincia di Rimini. Andiamo avanti, è la seconda ripresa, primo round.
con Fragomeni comunque impegnato al massimo da Vlodarčić. Sì, diciamo che è un match che si presenta veramente difficile. Infatti il primo round è finito alla pari. E questo sta a dimostrare che entrambi hanno un montante, bel valore. Serie di Vlodarčić, montanti, diretti e anche Gatto, poi il destro a segno. Sì. Non deve rimanere lì però Giacobbe, deve sì. muoversi e venire via. Fortunatamente c'è un po' di maretta all'angolo del polacco, molto bravo, attenzione, molto bravo Fragomeni, mentre succede un po' di tutto all'angolo con alcuni polacchi, come detto, non propriamente lucidi. Funziona il microfono? Sì. Sì. Sì, sì, no, la cosa scusi, ma c'è un po' di maretta qui intorno a ring, per cui abbiamo dovuto un attimo interrompere la telecronaca, che chiedo scusa. Intanto Fragomeni, dopo la sfuriata iniziale dei primi secondi di Vlodarčić, è riuscito a ricompattarsi. Bravo Fragomeni. E da vicino sta facendo delle belle cose. Sì, e deve rimanere lì, purtroppo, deve rimanere lì, prendere colpi semmai, però mai fisso, mai fermo. Se continuasse a dondolare, poi sentiremo anche Oliva. Bisognerà vedere quale dei due hanno più tenuta e più carburo in corpo. Sì, ecco, bravo Fragomeni. Bravo, ottimo il destro. Destro di Giacobbe a segno. Quello è un bel colpo. Sì, dritto, però deve continuare a dondolare, muoversi, pur rimanendola vicino. Sembra un controsenso, ma è quello che deve fare. Perché Vlodarčić ha le braccia più lunghe e quando le usa ci arriva con lo più tiene facilità. Lontano. Lo tiene il destro e il sinistro. La serie è velocissima di Giacobbe, segno. Questi sono due colpi che valgono veramente il round. Sì, è stato bravissimo Giacobbe. La reazione di Vlodarčić. Ma finisce sui guantoni. Sì, questa alta, questa no. Ancora? Oh là, il destro pesante di Vlodarčić. L'ha sentito Giacobbe. Aveva portato lui un bellissimo destro. Sì, l'ha sentito questo destro di rientro, direi quasi, di Vlodarčić. Non può fermare, non deve fermarsi. Brutto finale di ripresa. Giacobbe ha sentito quel destro. E fa fatica a digerirlo, a mio avviso. Termina, sì, il round, meglio così. Andiamo subito a sentire l'angolo di Fragomeni con Patrizio Oliva. Sono senti. Ciao, questo è teso. E poi lo sto sentendo fare. Così. Giacomo, ascolta, lo vedi com'è rigido? Sì. È rigido ed è lento. Hai visto quando blocchi e metti subito di rimessa come se ne piglia? Sì. Non devi, la cosa importante, non ti incrociare, che vedi che porta lui il destro e tu ti incrociare col destro, assolutamente. Quando stai vicino, aspetta che ha colpito, dopo che ha colpito, rimetti con maggiore esplosività. Cominciamo a far uscire un po' l'esplosività dei colpi adesso. Meno colpi, ma belli. Hai visto il destro come ci sta? Sì. Lui sta tutto frontale. Quando ti abbassi sulle gambe, l'1-2, ci sta bene, il destro lo prende. Per favore, quel destro ogni tanto, quel tronco ogni tanto, a piccoli scatti. Infatti anche Oliva suggerisce di muoversi sul tronco, ma tutto giusto. Sì, sì. Assolutamente, e quando replica immediatamente quel destro è stato bellissimo, quello che abbiamo sottolineato e si è riferito anche Oliva. Come ne sembra fino adesso, dottor De Greco? Diciamo che ero distratto da quello che accadeva di dietro, che è abbastanza rumorosa, c'è una folla abbastanza rumorosa. Diciamo che Fragomeni, come sempre, ha iniziato molto lentamente. Però chi ha visto questo pugile polacco in allenamento lo ha veramente descritto come una persona molto molto dura. Vediamo, dunque Giacobbe sembra sicuramente in grado di difendersi fino in fondo. E sta bene. Sta caricando i colpi adesso. Sì, Vlodarčić, è vero, si sta caricando parecchio. Ha colpito, attenzione Giacobbe. È veloce poi Vlodarčić. È un avversario difficile, molto difficile, soprattutto per il motivo che ha una statura incredibilmente più alta. Sì, peraltro Fragomeni è abituato A pugi comunque più alti, è abituato a soffrire, ha una grande capacità mentale soprattutto. Abbiamo visto adesso una bellissima serie di Fragomeni e è quella che reagire, deve fare. Certo. Attenzione, non rimanere lì, Giacobbe, benissimo. Ancora colpi bassi di
di Vlodarčík e viene chiamata. Vlodarčík reagisce con violenza notevolissima, sì, risponde ai colpi di Fragomeni. Non ci penso su due volte, il destro di Fragomeni, questo è un pesante, colpo arrivato a segno, destro pesante, si è fermato per e un momento Vlodarčík, sì, per un momento soltanto, però poi si mette a distanza Fragomeni, ma non dovrebbe, dovrebbe stargli addosso probabilmente. Ma io credo che qua veramente c'è la fortuna di chi azzecca il colpo nel momento preciso e nel punto giusto. Si è spostato bene Giacobbe, occhi ben aperti da parte di Fragomeni per inquadrare il pertugio necessario per arrivare a segno. Attenzione in uscita il destro di Vlodarčík sul guantone, ancora Fragomeni avanti, attenzione al sinistro, certo una grande quantità di colpi quella che si sono scambiati, ottimo sinistro, il gancio sinistro di Fragomeni a segno, è stato bravo a schivare, sono bei colpi quelli di Giacobbe, forse perché accompagnati dal boato della folla presente qui al Gran Teatro di Roma. Diventa pericoloso il polacco quando allunga il suo jab sinistro, un po' fermo Giacobbe in questo finale di round, ferma l'azione di Giacobbe, corto montante di Giacobbe, è il sinistro, lo ha fermato in tutte le circostanze nelle quali Giacobbe tentava di affacciarsi a serie di Vlodarčík. Deve interrompere però, ecco qua Fragomeni, sì, deve interrompere, ma Vlodarčík reagisce, respinge, dei bellissimi risponde. Colpi di Fragomeni, ma c'è sempre subito la reazione, Vlodarčík, il destro di Fragomeni a segno, montante di Vlodarčík, gancio di Vlodarčík, no. Fragomeni ha portato i colpi più belli, sono colpi che sono arrivati a segno, bellissima, ma ne ha portati tanti di più il pugile polacco. Una terza ripresa molto dura, andiamo all'angolo, sentiamo, lui vuole questo perché ogni tanto lui sta fuori casa, ci prova, che se ne fotte, come va, non cadere nella trappa di scambiare, ti ho detto da vicino, dopo che ha colpito lui subito tu ti rimessa, esplosivo, se li prende Giacobbe, ok, però per favore fallo camminare, non gli stare davanti il tronco, fintalo e cammina, fallo intetreggiare e fallo colpire, farà tre ancora, quattro, altro, poi se ne va a casa. Okay. Non fa male come hai questo, fa male come hai. No. E allora, tranquillo, non ma non scambiamo. Dopo di lui colpisce. Arriva, sta dicendo non scambiare perché ha tutto da rimetterci Fragomeni, e soprattutto non rimanere fermo lì davanti. Ma ha detto che non fa male come hai, ma ha detto è pesante però. Sì, è pesante, certo. Che poi non faccia male, è beato Fragomeni che non li sente. No, no, beato Oliva che. Che lo dice. No, ma è sì, sì. Ha secondato. Siamo comunque alla quarta ripresa. Un combattimento molto bello se vogliamo, ma molto duro. Molto duro. Ha fatto tutto sulla corta distanza. Tutto colpi ravvicinati. Comunque si muove, come riesce a muoversi un po' di più Fragomeni. Ecco. Il jab arriva anche di Giacobbe. Ma però il destro di Giacobbe reagisce subito. Vlodarčík ma va vuoto, destro largo che non va da parte del polacco, bene a muoversi così, si muove, sì, bene sì. A muoversi così e non deve prendere i colpi che queste serie non deve rimanere lontano. Non deve rimanere lì a pigliarsi questi colpi perché sono colpi che anche se vanno sul contorno e sulle braccia fanno male e alla fine uno o due di Fragomeni. Che poi i colpi Giacobbe riesce a metterli ancora due, gancio destro e sinistro, e che polacco replica immediatamente, ma è andato proprio a vuoto Vlodarčík, attenzione il sinistro di Fragomeni, il destro di Vlodarčík, si scambiano delle mazzate terrificanti, sì, tutte e due sparano dei colpi che sono va via Fragomeni. Sono due pugili sani, sanissimi, forti, fortissimi, perché come e si poi fa a tenere non dimentichiamo un ritmo come sempre che abbiamo davanti un 27enne contro un 40enne quasi. Sì. Attenzione, non deve rimanere fermo però Giacobbe, non mi piace quando fa così. Sì, questo va bene. Lui deve respirare, prendere fiato. E insomma questo è un combattimento che lui con la testa dovrà star lì sempre in maniera spasmodica. Sì. E lì ci stava Montantino. Qualche volta abbassarsi sulle ginocchia e portare il gancio sinistro.
anche Vlodarčić, però adesso è deve tirare il fiato, perché ha avuto due o tre occasioni il polacco per colpire e invece è rimasto fermo. Adesso ha ripreso sugli assalti di Fragomeni, ha capito che deve anche difendersi. Un po' a te, un po' a me. Adesso Fragomeni sta andando benissimo, perché il polacco ha rallentato per un attimo. Giacobbe. Ancora. È un bel momento questo, dai Giacobbe. Un destro tanto per fargli sentire ancora qualche cosa, così, bravo Giacobbe. Reagisce Vlodarčić, ma le fa con le braccia lente. Sono lente le braccia di Vlodarčić, poi viene via Fragomeni e fa bene. Ottime le risposte di Fragomeni, soprattutto i colpi in gancio di Vlodarčić. Tenta il montante Giacobbe, poi lega e termina una bella quarta ripresa da parte del nostro pugile. Non c'è che dire, una grande fatica ripresa. Però una grande fatica, sì. Vediamo chi dei due saprà arrivare più lontano con più energie, perché veramente stanno tenendo un ritmo infernale. Dicevo che Giacobbe secondo me è riuscito ad accorciare ed entrare proprio in misura, e questo ha messo in difficoltà il polacco. Ritengo che il polacco a distanza sia molto più pericoloso. Sentiamo Oliver. A non scambiare, stai, tagli addosso, stai a dargli pressione, anche a fare meno, non sprecare energie. Dopo che ha colpito lui, pochi colpi esplosivi e ti richiudi, lui così crolla. Non scambiare con lui, perché lui si sta buttando nella disperazione, o io o tu, e tu non gliela dare questa possibilità. Sei chiuso, fallo colpire sulle braccia, fallo camminare Giacomo, fallo camminare, fallo colpire, e dopo tu è finito, non ci sta più, è stata una quarta ripresa, finito i patrizi. Ma non è sbagliato quello che dice Oliva, rallenta i colpi, no, cioè danne meno, come lui ti colpisce sulle braccia rispondi subito veloce, non è sbagliato, questo è giusto anche, ma è quello che sta facendo, solo che non può sempre, ogni volta che reagisce e che replica il nostro Fragomeni trova immediata anche la risposta del polacco, un po' meno pronta la risposta nella quarta ripresa. Siamo nel quinto infatti round, infatti ha rallentato, siamo nel quinto round, a lei l'ultimo minuto, Giacobbe, ha rallentato moltissimo Giacobbe Fragomeni, pantaloncini variopinti, nettamente più basso, difende per la prima volta la sua corona iridata. Ha trovato, scoperto e lo ha colpito in maniera chiara e precisa. Fragomeni è di una lucidità enorme, sfrutta tutto, ben chiuso, molto bene. Peccato. Adesso c'è da vedere chi dei due. Il destro è andato. E chi dei due rallenta per primo. Non sarà Fragomeni, questo lo posso scommettere anche accettando scommesse. Non conosciamo bene nemmeno Vlodarčić. No, non ha importanza. Buono. Gancio quasi montante da parte di Giacobbe, poi gancio destro. Sì. Si gira, bravissimo Giacobbe, ha fatto un'azione straordinaria. Spostamento azzeccato. Destro contro destro. Un destro per uno. Si gira e trova il tempo per andare a segno. Ottima prestazione di Fragomeni, che ha saputo evitare poi la risposta. Lente le braccia di Vlodarčić in questa fase, non più come prima. Ma deve aver sentito qualche cosa Vlodarčić nel corso all'inizio della quarta ripresa, perché altrimenti un rallentamento repentino in questo modo non si spiega, no? Sì, difatti lui sta rallentando molto e adesso pare che per Fragomeni le cose si mettano meglio. Ma è lunga, Poi ci sono dei momenti durante il combattimento che uno ha bisogno di prendere fiato. Destro di Fragomeni a segno. Replica però immediatamente anche il polacco. 1, 2, 3 colpi di Fragomeni a segno. Destro da lontano. Destro dell'uno e dell'altro, sinistro per i Fragomeni. Ancora che la replica. Si lancia quasi sull'avversario. Ancora la replica immediata di Fragomeni che tocca il bersaglio in maniera precisa. Si è buttato quasi. Adesso Fragomeni, sinistro, li ha sentiti questi due colpi, vorrei poterli vedere, sono due colpi che sono dopo stati accusati. La differenza fra il quarantenne e il ventisettenne non la vedo più adesso, No, non si vede, bravo Fragomeni. Anzi, direi il contrario. Bravissimo Giacobbe, però non andare troppo avanti però. Oppure vai avanti ma colpisci, non... Dovrebbe farsi cercare un pochino, farsi venire addosso, però è inutile stare a dire. È il suo modo di boxare. Non ha vuoto però. Quel destro peccato che non è arrivato, ma... E termina.
una quinta ripresa come la, quella precedente, tutta per Chiatobbe. Bravo, sì. Fragomeni. Ora mentre il regista... sta cambiando le cose, sì. dal round precedente a qua abbiamo visto un calo chiaro, repentino del polacco, e Giacobbe se ne sta approfittando. Sentiamo, continuo a dire Olivo di non scambiare, sentiamola. Un lavoro è chiesto, arrivi vicino, okay. Scendi sulle gambe, okay. Ti avvicini e porti l'1-2 in mezzo ai quantoni, okay. Busta così, portali qui in mezzo, poi destra e gancia vicino, quando vedi che si giù quel lavoro che facciamo con, sì, le figure, bam. Okay. fallo camminare, okay. Poi vedi come stai bene, un po' più esplosivo quando capita. Io, bravo Patrizio, vada come vada, ho la sensazione che quando sta per cominciare la sesta ripresa sia più fresco Giacomo Fragomeni che non Vlodacic, ma sicuramente poi quello che dovrà succedere, però la mia sensazione è questa, e comincia la sesta ripresa ed è Fragomeni che attacca per primo con un diretto destro al corpo e replica immediatamente al volto. E continua, risponde Vlodacic che pare un tantino rigenerato in questo inizio di ripresa, bravo Fragomeni, 1-2-3 colpi, ma sono colpi questi che il polacco ha sentito, ha sentiti, sì, ho visto ancora Fragomeni, il destro si incrocia da parte dell'uno e dell'altro, il gancio destro di Fragomeni, 1-2-3-4 colpi di Vlodacic, ma fortunatamente le braccia alte, l'ultimo destro è andato a segno pur passato attraverso la schivata del guantone che ne ha deviato un po' la traiettoria, ancora Fragomeni, ma si sta vedendo un Fragomeni che va a toccare il bersaglio quando decide e lo fa in maniera precisa, rimane un po' sulle sue, va molto indietro Vlodacic, reagisce bene il destro di Fragomeni, ma Vlodacic ha cominciato questa sesta ripresa meglio di quanto non abbia fatto in precedenza. Una stupenda ripresa, azione dove Fragomeni ha schivato il gancio sinistro e ha replicato con due colpi precisi a segno. Attenzione a Vlodacic, che ha avuto un buon inizio di ripresa, ora la sensazione è che abbia di nuovo rallentato. 1-2-3-4 colpi di Fragomeni, serie velocissime, Fragomeni ancora che il destro dritto è straordinario, che va Fragomeni a segno di Giacobbe, la reazione di Vlodacic, ancora 1-2 di Fragomeni, 3 colpi di sinistro, il destro di Vlodacic per fortuna appena vuoto, attenzione alla testa, richiama anche l'arbitro. Serie di Vlodacic montante in uscita da parte del polacco. Dopo quei due colpi il polacco ha capito ancora che Fragomeni aveva sentito. Colpo basso. Ancora avanza il nostro pugile. Non deve tenere le mani basse. Il destro di Fragomeni. Ancora 1-2, attenzione. Ecco. E ha anticipato col gancio sinistro il colpo di Vlodacic. È andato vuoto, però lo ha tenuto fermo, si muove bene. Attenzione, scambi in parallelo. Sì, ma sono stati scambi leggeri questi, tanto per prendere distanza da parte dell'uno e dell'altro pugile. Ammesso non concesso che colpi di massimi leggeri, uomini di 90 kg siano leggeri, non ci credo. Reazione finale di Vlodacic in questa sesta ripresa che sta per scadere. Il destro di Fragomeni. Ha ripreso attività quasi normale Vlodacic in questa sesta ripresa. Ha fatto più fatica Fragomeni, attenzione, ancora Vlodacic sul, sì, lavorio in chiusura, ha recuperato il polacco in questo, sì, ma, round, ma è sempre lì Giacobbe, ecco, 1-2-3, ecco, queste sono le cose belle che può fare Giacobbe quando fatica, alla fine del round arriva a segno con quei colpi che veramente possono far molto male. Sentiamo Oliva sempre. Oh. Lo sai quello che abbiamo fatto, no? Tutto quello che abbiamo fatto. Ah? Giacomo? Sì, sì, sì. Ascolta. Va bene che lo fai muovere, lo fai colpire. Blocca i colpi. Ma tutti sono bassi, sto venendo. Sì, beh, meno colpi devi portare, ma un po' più esplosivi. Okay. Non perdere tempo a portare colpi. Okay. Porta meno colpi, ma più esplosivi. Guarda lo spiraglio. Sì, però porta la, okay, esplosività, facciamolo uscire questa esplosività. Giacomo, per favore, il tronco. Giusto, fallo colpire sulle braccia, ok? È tutto giusto quello che ci arriva, però questa sesta ripresa un tantino più appannato, Giacobbe.
direi che aveva iniziato bene, ma poi c'è stato la replica da parte del polacco. Sicuramente è difficile da mantenere, però quando gli rilascia la distanza vedo che il polacco riprende bigone, quota, sì. Appena rientra sotto riesce a dare più continuità alla sua azione, il polacco si blocca. Deve e siamo vicino alla settima ripresa. Incontro lì, scambiano colpi due, segno anche Fredomeni, appare un tantino più esplosivo in questa fase Blodarci. Doveva replicare dopo aver schivato il colpo. Due colpi, tre. Quindi Blodarci e Fredomeni rimane un po' lì. Si è fermato troppo, non ha replicato ai colpi del polacco. Sì, ci ha pensato un po' troppo. E ci sta insiste pensando ancora Blodarcik. Forse Fragomeni aveva intuito qualche minuto fa che Blodarcik stesse un tantino calando, in effetti era vero, però poi si è ripreso il pugile polacco. C'è stato un attimo di pausa, entrambi hanno respirato a pieni polmoni. Sinistro l'incontro di Blodarcik che ha anticipato il destro di Fragomeni, peccato ancora, però Giacobbe si sposta riesce bene, riesce a dare energia ai suoi colpi ed anche precisione massima, si sposta e porta i colpi, quello è il lavoro che sta facendo molto bene Giacobbe. Anticipo ancora il gancio destro, segno 1-2 ancora di ancora Fragomeni. Giacobbe, la serie del nostro pugile in anticipo su quanto stava per fare Blodarcik. Sta chiudendo bene la ripresa. Va bene in questa settima Fragomeni. Attenzione al destro, eccolo qua, la serie di Blodarcik. Ha tentato il montante e Fragomeni ha incassato un gancio. Non forte alla lucidità di Fragomeni a togliersi dall'angolo. E ha fatto bene perché non aveva più spazio per scaricare i suoi colpi. Però da vicino riesce come Fragomeni a portare adesso, dei bei colpi. Sì, ma appare più chiuso in maniera ermetica il polacco che non di quanto non lo sia lui. Poi va a segno ancora Giacobbe, 1-2-3 colpi, lascia libero la sta per dire lascia libero il volto, sì, infatti sono arrivati può due colpi in faccia, non può lasciarle le mani basse e reagisce Fragomeni ancora colpi a segno e all'angolo Fragomeni. Grande serie, qualche colpo ha dovuto subirlo di troppo. Qualche volta l'ha fatto, ma però ha subito colpo. Alla replica del polacco, abbassarsi a campana, una schivata a campana, e allora manda il polacco. 1-2-3 colpi, Fragomeni, il destro di Blodarcik che spinge e chiude con l'ultimo colpo. È una settima ripresa brutta che è per Blodarcik. Una brutta settima ripresa perché ha perso un po' di freschezza. Sentiamo se anche Oliva se ne accorge. Noi stiamo in quella fase, spezziamo il fiato. Sì, un gozzo, sì. Stiamo in quella fase, ma adesso spezziamo il fiato. Speriamo. Spezziamo il fiato. Giacomo, che ho detto? Quando stai vicino? No. Provo a farlo con te. Blocca e rimetti tu. Non ti mettere a scambiare con lui e portare 300 colpi a lui. Dopo che ha colpito lui, per favore, esplosivo, invece di portarne 8, portane 3, okay. Ma portali belli, bam, a una fa effetto. Sì. Ok? Colpi, per sempre Zaino. Alla ripresa. Lavorare meno ma con più efficacia. Sì, sono già due o tre riprese che Oliva la comanda di lavorare meno ma con più efficacia, però è difficile non sempre farlo. Riesce a mettere in pratica i suggerimenti dell'angolo. Anche perché il polacco sembrava che avesse calato, invece sta riprendendo. E siamo all'ottava ripresa. Difende il titolo mondiale WBC dei massimi leggeri, Giacobbe Fragomeni. Lo sta facendo brillantemente fino adesso, considerando anche il valore notevole del suo avversario. Stiamo assistendo a un combattimento veramente dove non c'è risparmio. 1-2-3 colpi di Fragomeni. Riesce sempre a partire prima, però, quando si staccano dal corpo a corpo i due pugili. La quantità di colpi che vediamo stasera è incredibile, non è solito vedere, soprattutto due pesi massimi leggeri, che portano tanti colpi così. Le immagini, ricordo, sono sempre delle stelle 1 di Roma.
Attenzione a serie di Vlahovic, non ha reagito Pagomeni, ahi. Brutto segno questo, bruttissimo. Ha dovuto respirare, rigenerarsi e poi provare. C'è riuscito parzialmente. È rimasto a metà distanza Pagomeni. Vlahovic sta guardando con l'occhio sveglio e aspetta il momento per questo jab che lo salva jab. Anche nei momenti più difficili lancia questo jab lungo. Attenzione, ancora i colpi del pugile polacco. Si chiude Vlahovic sugli attacchi di Pagomeni. Sì, ma non... poi si sposta e fa quello che Pagomeni ha fatto con successo nella terza e quarta ripresa. Lui lo fa adesso. È un momento difficile. Jacob devo dire, deve superare indenne questa ripresa e anche forse la prossima e regalarsi qualcosa di buono nella decima, undicesima e dodicesima, speriamo. Sto vedendo la faccia del polacco quasi sorridente. Ancora i colpi di Jacob che vanno a inserirsi nelle serie di Vlahovic. Attenzione, ha preso il gomito pericoloso. Sì. Meno male. Ora adesso è passato sotto. Sembra più reattivo adesso Jacob. Sì, sì, perché ha rallentato Vlahovic che riprende. Ancora un richiamo volante di John Lewis, l'arbitro. È un ritmo che è durissimo però. Ah no, scopre il volto Pagomeni. Ha schivato questa volta. Abbassa la guardia per liberare il destro, però poi si espone ai colpi di Vlahovic, è riuscito a colpire a sua volta. C'è stata una bella reazione di Pagomeni, sì, ma è il polacco che sta realizzando con tanti colpi attenzione, colpi e azioni che sono molto belle e precise. Una gran fatica da parte tremenda di Pagomeni, ma una dimostrazione comunque di vitalità non facilmente riscontrabile in un pugile con i suoi chilometri. Sentiamo Oliva, sta subendo, sì, si è accorto. Questo è il lavoro che ha fatto, che sta facendo inizio. Dai, Giacomo, sì, mo da scivo guerriero, sì. Mo da scivo carattere, mo da scivo tutti quelli che hanno fatto durante l'allenamento, okay. E tutti quelli che fanno il futuro, ok? Sì. Mo da sci. Ci voglio le palle. Sì, sì. Scatto, muovendo il blocco sulle guerriero. Mani. Se okay. Non stai attaccato, è peggio. Senti, ok, scatto però, non appoggiare i colpi, ok? Devi portare quei colpi esplosivi, mo, e te la senza appoggiare. Ok, dai, certo, vai, dai, dai. Certi consigli sono ottimi, i consigli vanno bene, ma adesso bisogna realizzare. Diciamo, è in perfetta parità al momento, mi pare di aver capito. Incontro? Sì, secondo la... Hai sentito? Sì. Mi è sembrato dei tre giudici, uno a favore del polacco, uno a favore di Pagomeni e l'altro in parità. Oh. Io velocemente faccio un po' di conti, sì, sì, 1-2-3, poca differenza. 2-2, io sono un punto, beh, ma sono lì. Forse una migliore ripresa per il polacco, forse perché le ultime tre, bene. Le ultime due soprattutto le ha fatte sue. Passiamo comunque alla nona, vediamo se Giacobbe riesce da vicino, non deve a dare subire l'impulso ai suoi colpi. È il campo suo quello di Pagomeni e non deve permettergli il jab. Però, che purtroppo occorre sempre dire che Pagomeni è lì, ha uno sguardo comunque molto molto determinato, non ha per nulla intenzione di abdicare, mi pare. Il sinistro al fegato da parte di Vlahovic. Sì, certo che Vlahovic prende gomito e cintura di porta fegato. Dei colpi caricatissimi. Sì. Risponde Pagomeni, tenta di farlo, colpi non forti di Jacob, però interrompono l'azione per un momento di Vlahovic, ma deve venire via dalle corde. Però si muove Pagomeni, ma dovrebbe mettersi al centro del quadrato. No, non è un bel atteggiamento quello perché di Pagomeni. Da lì poi fa fatica a dare adiosità, mentre la reazione poter c'è. Arretrare. Sì, la reazione c'è, ma da lì non riesce ad arretrare. Che sta portando i colpi anche da vicino. Oh là là! Aia, ha sfuggito un colpo, ma tremendo! Tremendo! Colpo destro. Sinistro di ha trattenuto il respiro ed è diventato rosso. Vediamo se ha ripreso. Questa non ci voleva. No. Vediamo un po'.
Momento difficile per Fragomeni. Ed è all'inizio del round. Diciamo che Fragomeni ha messo giù il ginocchio, forse poteva anche rimanere su, ha preferito recuperare. No, lo doveva fare e l'ha fatto di nuovo. Si è messo giù ancora. Bene, bene, tutto questo è a vantaggio di Fragomeni, sì. Vediamo. Si è messo a esultare. Dall'angolo lo stanno tranquillizzando, ha recuperato bene Fragomeni. Certamente ha avuto il tempo di recuperare. Sì, molto. Ora vediamo. Certo, però, che l'energia del polacco è il destro di Vlodarczyk a segno, pesantissimo, il montante di Giacobbe, ancora Giacobbe Fragomeni a segno, con la forza di tutto il carattere di cui è in possesso ancora. Guarda che roba che sta facendo Fragomeni. Sì, sta portando dei è colpi. Una cosa incredibile. Al viso dei è colpi una cosa bellissimi. Incredibile. Giacobbe è stanchissimo, provato dai colpi dell'avversario. Ma guerriero ha vero. Ha trovato la forza per portare una serie di colpi al volto, alla testa. Ancora bellissimo. Fragomeni finisce insiste, addirittura continua. Increscendo questo round. Dovrebbe tentare di finire il round e poi recuperare nel minuto, ecco il gong. È finito il round, un round tremendo, terribile per il nostro Fragomeni. Ha saputo però chiuderlo in sentiamo cosa dice Giacobbe però. Ti tiri subito indietro, cazzo! Alla prima ti dicevo, fatti tiri indietro! Oh! Dove sta Giacobbe? Conosci? Ci sono. Non erano neanche troppo appariscenti quei due colpi, si è sembrato quasi la sommatoria di una serie di scatti. Sì, probabilmente è sempre così che succede. Ecco, vediamo non è mai l'ultimo colpo. Ecco il sinistro, il gancio sinistro alla testa. È un gancio sinistro proprio in testa. E quello l'ha sentito. Questo è il secondo. Poi ancora. È una serie di colpi effettivamente. Qui il destro, il sinistro, il destro ancora. L'occhio tumefatto del polacco, ma con lo sguardo deciso. Siamo alla decima ripresa e siamo passati attraverso una nona di difficoltà estrema per Fragomeni. Vediamo cosa riuscirà a fare Fragomeni, provato nel morale anche dai due knockdown. È un match di una combattività che raramente si può sì, vedere. Direi che sono stati due knockdown che Fragomeni ha cercato per recuperare dopo la serie dell'avversario. Ancora Fragomeni riesce a tenere il suo avversario sul Kivalà, perché grande i colpi cuore partono ancora da parte di Fragomeni, anche con una certa precisione peraltro. È molto attento, guarda l'avversario. Ora l'arbitro invita anche a non stare fronte contro fronte, 1-2 di Fragomeni. Ancora Giacobbe. Ai colpi di Fragomeni anche il montante ha provato, il pugile di Milano, campione del mondo, che sta difendendo con fatica massima il suo titolo. In questo momento, dopo la nona ripresa, ha virato decisamente dalla parte. Sta facendo un grande combattimento ed ha portato ancora la ancora generosità di Fragomeni. Due colpi straordinariamente precisi. Durante dei colpi che gli arrivano da parte di Vlodarczyk, va avanti ancora Fragomeni, ma Vlodarczyk reagisce, risponde. Fragomeni ancora. Bella la reazione. Ma è veramente incredibile il carattere, il coraggio del campione del mondo. 1-2 di Giacobbe. È che purtroppo reagisce Vlodarczyk, lo fa sempre, lo fa. Con il suo jab riesce a chiudere la distanza. Sì, ottimo Fragomeni, ha mandato a vuoto il jab e poi ha colpito in serie l'avversario. Rimane impassibile Giacobbe. Tenta di allontanarlo. 1-2-3 colpi di Fragomeni, poi sinistro, il gancio sinistro di Vlodarczyk, ancora un gancio sinistro. Deve tenere più alto il destro. Lì non serve, deve allontanarsi. Perché la reazione è immediata dei polacco. Colpisce per primo Giacobbe, bravo ad anticipare. Deve anticiparlo con il destro di Fragomeni, il sinistro di Vlodarczyk. Ancora Fragomeni, la serie di Giacobbe.
è un match intensissimo, scambi da vicino come del teatro di Roma, entusiasmo in tutti i presenti. Spinge con la testa però Vlodarčík in maniera anche irregolare, l'arbitro l'ha chiamato un paio di volte, ora non lo fa, dovrebbe farlo, sì, tuttavia sì. Il volto in avanti, e la testa di Vlodarčík, ora lo fa in maniera abbastanza scorretta e pugile, il destro di Vlodarčík. Ancora Fragomeni che risponde immediatamente. Guarda, è un grande, no, è veramente ragazzi, grande, no. Grande Giacobbe, un grande Giacobbe, un cuore veramente forte. Guarda. È una cosa inimmaginabile quella che sta facendo, una cosa inimmaginabile, grandissimo. Sta sentiamo. Onorando questo sport, veramente grande. Colpo su colpo. Sentiamo. Ascolti, ti spinge, gira. Perché non vuole combattere, perciò ti spinge, perciò ti spinge, spingilo, fallo uscire, lo vedi che lui si aggrappa a te, Giacomo, vedi quando colpisci colpo su colpo, questo è l'orgoglio tuo, questo è Giacomo che conosco io, la no, questo voglio. Allora, colpo su colpo, allora quando si dice pugile di temperamento con gli attributi, questo è Giacobbe Fragomeni. Guarda, aveva conquistato il titolo mondiale a Milano nelle stesse identiche condizioni, con un crescendo nelle ultime riprese, così come sta facendo adesso. Veramente grande, comunque vada, certamente. E siamo all'undicesima ripresa. E Fragomeni, al di là del punteggio, a mio avviso, se fa altre due riprese così, si tiene il titolo. Grande destro di Fragomeni e segno, una bastonata terrificante che Vlodarčík ha incassato senza tre dimostrare colpi di nulla. Fragomeni e una replica. La replica di Vlodarčík sempre, ma Fragomeni c'è sempre lì, ancora incassa colpi, reagisce con grande spirito di sacrificio, con grande volontà. Ancora Fragomeni, non molla di un centimetro, non molla di un centimetro. Veramente, sulla linea di parità. Ora, lega e spinge Vlodarčík, si aggrappa le corde. È stato Vlodarčík il primo a attaccare, a tentare di attaccarsi le corde, non Fragomeni. Belli questi colpi da vicino. Il paradosso di questo incontro. Ricordiamo sempre che abbiamo 27 anni contro 40. Ancora Fragomeni ci sta dimostrando però di 40 anni un colpo. Che i 40 anni sono veramente ancora buoni per poter combattere, a passo di carica. Ha uno sguardo Fragomeni determinatissimo, è lì che guata l'avversario, gli va addosso, lo cerca, bellissimi colpi, incassa colpi di Fragomeni, però c'è sempre la reazione, è forte Vlodarčík, non ha mollato un attimo. Non ha lasciato nessun colpo di Fragomeni senza reagire. Il sinistro di Giacobbe al vuoto, poi ambedue. Ancora Giacobbe che cerca l'avversario, lo pressa, lo tiene da vicino. No, questa serie interrompile Giacobbe. Il destro di striscio da parte di Vlodarčík. Bravo. 1-2, il destro incontro di Fragomeni. Questo è il destro d'incontro, molto bello. Giacobbe. E beh, qui ragazzi sta facendo qualche cosa di inimmaginabile. Sì, raramente quest'uomo, possiamo vedere sì. Dei match lega, così intensi. Lega in maniera plateale Vlodarčík perché non ne ha più. E ancora Fragomeni, se riuscisse a fare anche la prossima così. Se solo riuscisse. Sta attaccando Fragomeni. Sì, va via Vlodarčík. Se ne sta andando. Se lo chiude all'angolo e dai un paio di colpi prima di che chiuda che finisca la ripresa. Bisogna che ancora, chiuda. Ora. No. No, una spinta. Meno male. L'ha capito. Una spinta. Ma non una spinta vera, Reagisce Giacobbe, il sinistro di Vlodarčík. Poi lega Giacobbe. Dopo l'atterramento casuale. Poteva anche. Ancora 1-2 di Fragomeni. Una spallata del milanese. Arretra Vlodarčík. Attacca ancora. È incredibile quello che sta facendo. Straordinario. Come sta trovando le forze Fragomeni? È dell'incredibile perché. Straordinario Giacobbe. È penalizzato dalla statura. Termina l'undicesima ripresa. Beh, io non ho. È difficile aggettivi commentare. Per, no, è difficile dirlo. No. È una cosa che non.
non rientra nei canoni normali del pugilato. Io penso che negli ultimi anni non ha precedenti proprio una cosa di questo genere. Sì, è raro vedere sentiamo un combattimento come questo. Sentiamo se adesso risponde. Adesso lui ci proverà a rispondere. Sì. Mo devi stare tranquillo, Calcio. Okay. Risponde, colpi, risponde tranquillo. Gli ha fasturato due, Gio. È un grande, guarda. Ci stiamo giocando. Ti stai giocando tutto questo lato. Devi dare tutto te stesso, Giacomo. Tutto te stesso. Non ci sono consigli tecnici. Adesso è qua. Vediamo. Allora, le condizioni di Oliva sono pure quelle di. L'arbitro gli ha raccomandato. Gli ha tirato la testa e ai guantoni e ha avuto lui la freddezza di rispondere. Non ho capito niente. È stato veramente. Va bene, siamo alla dodicesima ripresa. Ed ultima. Ha avuto quei due atterramenti nella nona, Giacobbe, ma non è successo niente. Ha incominciato ora proprio. Ora se fa a tavoletta questa, il titolo non so se lo lascia, non lo so. Sì, dovrebbe farcela perché... l'ultimo round a tavoletta sta facendo questa. Proprio deve colpire attenzione a Cerotto sì molto bene d'accordo serve anche questo serve anche questo certo si riposa anche il Lodacic certo ma vediamo un attimo quello che succede. Riprende la teoria dei colpi della campione del mondo da vicino e continua a tenere l'iniziativa sul gancio sinistro di Vlodacic, ha reagito con tutto il destro di Vlodacic, il sinistro di Fragomeni, assegno ancora Fragomeni 1-2 al volto a vuoto Vlodacic, assegno ancora Giacobbe, diciamo che i colpi più belli sono quelli del nostro Vlodacic, arriva uno sbarramento ma non così frequenti e precisi come quelli del nostro campione, ancora Fragomeni di nuovo. E la serie ininterrotta di Fragomeni non si sa dove prenda le energie. È incredibile, io non ho mai visto una cosa di questo genere. Sì, beh, un match come questo è raramente possiamo vedere. E lo scambio di colpi da vicino al dodicesimo round. Il destro di Fragomeni è arrivato a segno. Con una grande velocità di entrambi. E ancora Fragomeni. A segno il nostro pugile. A vuoto, peccato, vuoto anche Vlodacic con un sinistro pesante in partenza. Deve togliersi da quella posizione. Arriva l'arbitro fortunatamente a dargli una mano. E deve andare avanti. Si appoggia un po' le corde, Giacobbe, per trovare spazio come fa in questo momento. Belli a colpi viso aperto, Giacobbe. Incurante dei colpi dell'avversario, non gli importa nulla. E continua a dargli, si attacca le corde Vlodacic. Sguardo in trance quasi di Fragomeni. Però il destro, ancora il sinistro di Fragomeni è segno. Però la schivata che riesce a fare. Destro di un destro corto. Significa che sta ragionando. Sì, c'è ancora con la testa e con la mente lucidissimo Fragomeni. 1-2-3 colpi. Incalza Vlodacic, Fragomeni va vuoto. Il destro di Fragomeni. La spallata di Vlodacic, attenzione alla spalla. Sta appoggiato. Attenzione alle spalle di Vlodacic e Giacobbe non è capace di dargli una spallata anche lui, però è incredibile, guarda, una vitalità impressionante, una forza veramente incredibile. Ragazzi, a 40 anni questo qui sì, è quello che sta a significare. E dalle corde lui che tiene l'iniziativa. C'è gente di 40 anni che fa fatica a salire le scale. Che succede? Che c'è ancora? Ah no, ho visto Moliva con le corde in mano per togliere. Molto bene. Riparte. Dai, 10 secondi, ripresa. Gli ultimi 10 secondi. Se riuscisse vediamo. A chiudere con qualche colpo ben messo. Fragomeni. Ancora, sono gli ultimi secondi. Benissimo, sono stati due colpi allegato. Finali che sono andati bene. Allegato. A segno. Boh. Occorre vedere. Sto facendo un po' di conti velocemente. 4 beh ragazzi io ho un incontro in parità o forse con un punto per Giacobbe perché è un mio amico. Veramente ha fatto un però una cosa di questo genere è stato un match di quelli è incredibile quello che è successo che raramente si possono vedere. Infatti il nostro giudice di fronte sta dicendo che ha vinto e quindi allora io faccio un po' di conti però
1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 3, 6, 7. Fragomeni 114, 113, Vlodarčík per me. E con Lima con, ancora, con ancora fresco, ancora. Sì, sono tutti e tre i round, sì, è giusto. Infatti controllo anche il mio cartellino, ringrazio il signor Del Piero, che dopo il doppio atterramento. Comunque ha fatto una rimonta. Ma io non ho mai visto una rimonta impressionante. Io un poi cuore, io, coraggio, sì, forza, tutto. Io gli devo chiedere appena arriva che cosa ha combinato in quella nona ripresa. Perché il titolo credo che rimanga l'Italia. Sì, perché non si può portare via un titolo con un incontro così. Potrebbe essere un pari. Se c'è un pari, il titolo potrebbe rimane essere un pari. A chi tanto lo detiene. Tanto il cappello, perché Vlodarčík, ecco, non ha lasciato... No, nulla di intentato. Non ha lasciato nulla, non ha mai risposto. Non ha mai lasciato, ecco, l'attacco di Fragomeni. Lettura dei cartellini dei giudici e proclamare il risultato del campionato del mondo. Ma è come se... sentiamo un pochino i cartellini perché mi interessa molto questo. L'arbitro dell'incontro, il signor Jan John Lewis, si complimenta con i due pugili e per il bellissimo spettacolo che hanno dato sul ring. E certo, è vero, andiamo, che è stato uno spettacolo di pugilato. I giudici Letosari, James Davis e Del Piero, che abbiamo già sentito poco fa, avere un punto per Fragomeni, Del Piero come il mio peraltro, speriamo negli altri, no? Gira l'aria del pari, vedo molte facce da pari. Ui. Certo che scrivo io, 114 e 113 per Fragomeni. Vediamo, c'è grande tensione ovviamente, c'è anche spada sul quadrato. Ok. Ti ha dato il cartellino. Allora, abbiamo ancora qualche ritardo, vediamo se riusciamo a sentire. Ce l'augurio Fragomeni a Marinelli, ormai a posto, dai, addirittura d'arrivo Giorgio Marinelli. Ho parlato con suo padre prima, mi ha detto che sta veramente riprendendo. Particolarmente difficile anche la soluzione ai punti, perché vedo molto conciliabolo. Sì, molti conteggi. Tuttavia, ragazzi, i numeri sono numeri. E allora, vediamo il presidente della WBC, Bob Logist, con il ring announcer in lingua inglese. Ci siamo? Allora, ci siamo. Sentiamo, è tutto pronto, grande tensione. Diamo ora lettura del verdetto. Allora, andiamo avanti, forza. Ladies and gentlemen, after 12 sensational rounds of championship boxing, the judges' scores read. Judge Richie Davis scores a contest 112-116. Giudice Davis 112 a 116. Judge Letosari 114-114. Giudice Letosari 114 a 114. Judge Del Piero 114-113. 114 113. Giudice Del Piero 114 a 113. Incontro pari. Ladies and gentlemen, we have a draw and still the WBC Cruiserweight Champion of the World from Italy. Eh sì, è giusto, Italy. È giusto. È giusto. Non gradisce Vlodarčík. E tuttavia, come non essere d'accordo?
Sì, è un match difficile da giudicare, però soprattutto perché entrambi hanno punti, lavorato in una maniera straordinaria. Quattro punti non c'erano però per Modric. No, quello non ho capito. Beh, come potevano esserci quattro punti. Il polacco assolutamente non non mi sembravano proprio, non mi sembrava neanche il caso che li reggesse quei quattro punti. Sicuramente il risultato del pari è un risultato che premia entrambi i pugili che hanno fatto un match di straordinaria io intensità. Io posso capire un punto per Vlodarczyk, come abbiamo un punto per Fragomeni, però quattro per il polacco li trovo un tantino esagerati. Ora, se noi riuscissimo ad avere con una certa velocità Fragomeni qui pari, in postazione, però è quello che pari, salva sì, tutto, tanto è vero, occorreva veramente, anche perché i premi due pugili che